Fischia l'arbitro, questa volta inizia davvero Toro Sassuolo, seconda giornata del campionato primavera. Attenzione subito al Sassuolo con O'Day che la mette morbida all'indietro. Manarelli, la conclusione, respinge corto Sava e poi si alza la bandierina dell'assistente. Fuori gioco. Fischia l'arbitro, tutto pronto, parte Greco col mancino, il tocco di testa proprio di Marginean, apre sulla destra verso O'Day, vanno a chiudere in due su di lui, con l'esterno vede l'inserimento di Artioli, il pallone è messo dentro, lo blocca a terra Sava, Cancello, spalla alla porta. Vianni, apertura ancora su Greco, la finta elimina Saccani, ancora Greco in area di rigore, Cancello con la punta, una serie di batti e ribatti e poi Vitale se la trova lì. Greco triangola con Celesia, la conclusione bloccata a terra da Vitale, riesce comunque a mantenere il possesso, servire Celesia al vertice dell'area, allarga ancora per Greco il cross basso, si scontrano Carissoni e Vianni, il pallone rimane lì, poi arriva da dietro Celesia, palla alta di un soffio, abbiamo un po' pasticciato qui, sbaglia tutto ora Caniparoli e lancia in campo aperto Cancello, la conclusione dell'ex Inter bloccata da Vitale. Parte Artioli con il destro, palla alta almeno un metro sopra la traversa della porta difesa da Sava. Tanto Greco porta palla, apre sulla destra Carissoni, lo slalom in area di rigore. Carissoni supera Manarelli, va sul fondo, palla in mezzo, rischia l'autorete Bellucci, si salva Vitale sulla linea. Il velo di Mercati, peccato che dietro non ci sia nessuno. Ora interviene Mattioli, ancora dentro per Mercati, arriva da dietro Mirabelli, lo spinge, commette fallo, calcio di rigore. Fischia l'arbitro, parte O'Day, spiazzato Sava, Sassuolo in vantaggio, Toro 0, Sassuolo 1 al 45esimo. In questo momento arriva anche il duplice fischio dell'arbitro, termina qui il primo tempo. Fischia l'arbitro, è iniziato il secondo tempo. Poi Greco punta al fondo, prova la conclusione e si supera qui Vitale, smanacciando sopra la traversa. Kriziu va al cross in mezzo, si niega e si oppone Vitale, un vero e proprio miracolo. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Sulla destra si allarga Lovaglio, riceve, si accentra l'ex giocatore del Cuneo, Horvat al limite dell'area, ancora Lovaglio col mancino a terra, Vitale blocca senza problemi. Allora Kriziu e Greco, parte Greco in porta, ancora Vitale si allunga e mette in calcio d'angolo. Hanno giocato sull'esterno destro Carissoni direttamente su Vitale, Favale, Lovaglio, vediamo se tiene il pallone in campo, non ce la fa e arriva in questo momento il triplice fischio dell'arbitro, il Sassuolo batte il Toro 1-0, decisivo il gol sul calcio di rigore di O'Day al 45esimo del primo tempo.